Ciao Andrea, spero tutto bene. Oggi mi sono comprato un nuovo giubbottino, forse un po' esagerato, però dobbiamo fare la classifica, ho il quadernino rosso, delle scarpe per correre tutti i giorni dal miglior rapporto qualità-prezzo. Stavo rispondendo ai messaggi. Allora, qualità-prezzo, come l'abbiamo fatta, sicuramente non sono le entry level, tipo mi vengono in mente le Legend React di Nike, cioè delle scarpe per chi inizia a correre, vuole fare il jogging una o due volte alla settimana se va bene. Sono delle scarpe da running che a noi piacciono, quindi non sono, che hanno delle buone schiume, che comunque costano relativamente poco e fanno ottimamente il loro lavoro. Comunque al decimo posto abbiamo messo in casa Mizuno le Wave Ultima 13. Cosa ne pensi di questa scarpa? Non l'abbiamo recensita per ora, magari nei prossimi giorni, però qual è la tua opinione? Diciamo che è una scarpa che strizza l'occhio al passato di Mizuno, ci sono state delle migliorie sicuramente, è una scarpa secondo me ancora un po' secchina che può piacere a un po' di atleti, non a tutti, diciamo una scarpa vecchio stampo, a me non mi era mai dispiaciuta, era una buona scarpa per fare i lenti, tanto sostegno e reattività. Invece Andrea, al nono posto abbiamo fatto l'unboxing, la New Balance 880 V12, che comunque è utilizzata da molti tuoi atleti e che ovviamente può essere utilizzata a vari ritmi. Cosa ne pensi? Bella scarpa, devo dire, hanno fatto dei bei colori. Parto dal neo, che era la misura, che era un po' un disastro, mi ricordo che bisognava prenderla abbondante. Mi piace perché è una scarpa tuttofare, è una scarpa che va bene per chi tallona, aveva più mescola del solito, l'ultimo modello, a ricordi. Una scarpa ben fatta, un prezzo non esagerato, secondo me vale la pena provarla. Invece Andrea, all'ottavo posto abbiamo messo in casa Skechers le GoRun Ride 10. Abbiamo testato soltanto il modello 9, non c'è stata una grande evoluzione, ma sicuramente la mescola e tutto quello che gira intorno a quella scarpa è comunque piaciuta e se la trovate potreste anche fare un affare. Scarpa strana perché sembra che pesi 8 kg, invece dopo è leggera, morbida e comunque volendo reattiva, perché la mescola è quella, non è il top di gamma, anche se ha lo stesso nome, ma è ottima perché ammortizza davvero bene e ripeto è leggera e reattiva, sembra uno spot, ma poi fondamentalmente è davvero così. Invece Andrea, al settimo posto abbiamo messo in casa Saucony le Ride 15, delle quali abbiamo fatto parecchi test, la recensione, e che ci sono piaciute molto e che comunque hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto a coloro i quali amano scarpe leggermente più secche. Sì, esatto, una scarpa abbastanza secca, una scarpa che deve piacere, diciamo è ammortizzata, ma un po' a me ricorda le scarpe di Saucony di un po' di anni fa. Chi ama, per dire, le Kinvara dei tempi, secondo me si troverà da Dio con queste. È una scarpa non per tutti, diciamo, è una scarpa sicuramente divertente. Tra l'altro sarebbe davvero vincente se vi iscriveste al canale, per non perdervi ulteriori recensioni e classifiche scrivetemi qua sotto per dirmi quali vorreste vedere nei prossimi giorni. Al sesto posto della classifica in casa Oca abbiamo messo le Mach 5, scarpa fondamentalmente utilizzata per correre i lenti per tutti i giorni, sicuramente una scarpa che piace molto a quelli che vogliono fare tantissimi chilometri. Nei prossimi giorni faremo la recensione completa, non l'abbiamo ancora fatta, anche se in realtà la scarpa l'ho già a disposizione da qualche mese. Mentre al quinto posto della classifica qualcuno ci ha detto che nelle altre classifiche non abbiamo messo Adidas, in realtà il marchio ci piace parecchio, abbiamo indicato le Adidas Adistar 1, sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea di queste scarpe. L'Adistar è una scarpa, come si può dire, strana, va benissimo per chi pesa tanto, è anche stabile, quindi lievi pronatori va benissimo. Mi sono divertito invece anche io ad utilizzarla a ritmi un pochino più svelti, è una scarpa da lento, ma va, forse sarà la mescola un po' duretta.
Invece Andrea, al quarto posto stiamo parlando in casa Puma delle Velocity Nitro 2, delle quali abbiamo sicuramente un'ottima opinione, hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, forse il range di utilizzo è un po' più limitato, però secondo me potrebbe essere una, veramente una ottima scarpa. Guarda, anche lei nasce come a due, e poi invece mi sono ritrovato davvero a farci lenti e sono piacevoli. Poi il nitro così morbido, top, e ha anche un pezzettino di schiuma un pochino più dura sotto che rende la scarpa un pochino più stabile e ancora più protettiva. Quindi va bene un po' per far tutto. Invece Andrea, una scarpa un po' più democratica, perché adatta a più persone, è al terzo posto le ASICS Cumulus 24, che chiaramente utilizzano le tecnologie ASICS, ma invece hanno un prezzo più affordable. Diciamo una scarpa per atleti un po' più leggeri, potrebbe essere utilizzata come scarpa per lavori per atleti un po' più pesanti. È una scarpa da lento veloce, più veloce da Nimbus, quindi secondo me molto bene, ha un prezzo più vantaggioso, quindi secondo me ci sta. In effetti stesse tecnologie su una scarpa che costa un po' di meno, secondo me è bene. Invece le prime due, e tra l'altro nei giorni del Black Friday ci saranno delle offerte fantastiche, le prime due sono sicuramente quelle che hanno la stessa qualità delle altre, ma chiaramente un prezzo ancora più basso, perché comunque hanno una diffusione importante. Al secondo posto abbiamo messo le Ghost 14 in casa Brooks, che comunque ci sono piaciute abbastanza e soprattutto piacciono a tutti coloro i quali atterrano di tallone. Eh sì, è una scarpa forse una delle più famose, una delle più iconiche per le corse delle lente. Qualcuno davvero ci faceva i lavori prima, sto signore poi è passato alle Vapor, ha detto che sono tutta un'altra cosa, vedi te. Però sì, è una gran scarpa da lento, sapete che a me non fa impazzire perché è una scarpa per tallonatori puri, io correndo un po' più di avampiede faccio fatica a portarla, però dai, devo dire che non si può parlare male della Ghost. Nei prossimi giorni, tra l'altro, uscirà pure il modello 15, siamo comunque curiosi, però in questi giorni ottimi affari. Invece al primo posto la scarpa più democratica, ovviamente, stiamo parlando in casa Nike, delle Pegasus 39. Dai, ci ho tenuto io a metterla in classifica, ho migliorato rispetto alla 38 di tanto, anche secondo me. È una scarpa da lento che costa davvero poco, di listino 121, adesso non so se con i rincari che ci sono stati in salita, ma 121 di listino, poi si trova sempre a prezzi molto più bassi in giro. Direi che la scarpa che va bene per chi inizia a correre, va bene per chi fa tanti chilometri, va bene un po' per tutti, davvero la scarpa democratica per eccellenza. E chiaramente poi ci potresti anche correre comunque molto forte. Nei prossimi giorni faremo le scarpe, le migliori scarpe all around, però chiaro che questa comunque livello qualità-prezzo è davvero eccezionale. Eh sì, sono più che d'accordo. Va bene, se siete interessati ad eventuali acquisti, mettiamo qua sotto il link per gli acquisti, così siamo davvero molto felici e potremo recensire ulteriori scarpe. Grazie Andrea, stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.